Buongiorno a tutti quanti. Oggi finalmente un video, una sbarbata che me la godrò veramente tutta quanta. Allora, piccolo preambolo. A chi fa piacere, nelle descrizioni, a parte trovare varie informazioni, magari il sito del produttore dove provo qualcosa, i miei contatti, il gruppo Facebook, troverete due link, uno di Goodfellas, uno di Epoca Barberia. Se voi acquistate qualsiasi cosa tramite quel link, mi date un sostegno a me al canale. Io non sono assolutamente legato né a uno store né all'altro, cioè comprate anche voi le robe dove volete, anch'io le compro dove voglio. Se mi piace una cosa dico che mi piace, se non mi piace dirò che non mi piace. Quindi non è un legame con uno store o un altro. Però loro mi danno questa possibilità, loro probabilmente anche il fatto che io ne parlo è già una pubblicità, a posto così. Ognuno dopo però si fa i suoi conti come è giusto che sia. Oggi ragazzi proviamo. Tanto come rasoio Edwin Jagger, armato di Gillette Natchez, quelle qua, sono tra le mie lamette preferite. Come pennello, siccome non ho tanta barba, ho veramente poco, HK sintetico, che è di una morbidezza incredibile. E dopo, finalmente. Una nuova uscita di Ivy. Ragazzi, che spettacolo! Mamma mia. Allora, su queste nuove produzioni, anche per andare a, come si può dire, a far risultare al massimo la profumazione, le basi non sono tutte uguali. Cioè, magari, cioè, i grassi, le cose sono quelle, però sono state ribilanciate in modo differente anche per dare magari un montaggio un po' più facile. Così mi è stato detto, devo ancora provare, quindi lo proviamo insieme e dopo valutiamo la cosa. Però io vi dico quello che mi ha detto il produttore. Tra l'altro è stato quasi raddoppiato il tempo di saponificazione. Parliamo di 15 ore di saponificazione totali. Da quando parte il macchinario a quando finisce. Quindi immaginiamoci anche il lavoro che c'è dietro. Bene, io ho messo un pezzo di sapone qua con l'acqua calda in modo che i burri si sciolgano e si prepari il sapone, dopodiché butto via e carico il viso. Carico il pennello e dopo faccio il montaggio in viso. Della profumazione ne parliamo finché lo uso, anche perché voglio vedere. Metto un po' di gel pre-barba, un filino, non tanto perché con saponi così è quasi inutile, però ragazzi, per me è una coccola mettere il pre-barba e quindi lo uso. Su certi saponi aiuta, su altri è quasi inutile, però un po' ammorbidisce comunque la barba, quindi già un passetto in più me lo dà. Ecco, in questo caso, probabilmente anche dovuto al tipo di profumazione, ricordo sempre che non ci sono oli essenziali nella profumazione, quindi parliamo veramente di alta profumeria e di componenti pulitissimi e cosmetici per la pelle, perché si sa che gli oli essenziali, tra l'altro, se sono anche di scarsa qualità, si portano dietro comunque allergeni, cose che vanno al di là della profumazione stessa. Invece, se l'olio essenziale è, tra virgolette, raffinato da tirar fuori solo i componenti profumati, capite anche voi che senz'altro sono più costosi, ma anche la qualità dopo che avrete in viso è tutta un'altra cosa. Mamma mia ragazzi, adesso, perché ha una profumazione legnosa dark molto intima, cioè nel senso molto molto calda, non è un'esplosione agrumata floreale di altri saponi, ok? Però ragazzi, appena prende un po' di caldo che lo montate tutto, sprigiona un qualcosa di pazzesco. Ci sono infatti, ma adesso le sento,
tipo note vanigliate, però no vaniglie come siamo abituati, stucchevoli, proprio vaniglia, una vaniglia coccolosa, sembra qualche nota tipo di cacao, ma è qualcosa di... E questi legni scuri che, mamma mia, veramente ne ho spruzzato, ho messo un po' di aftershave, sembra di avere le venature del legno sulla pelle. Ecco, un consiglio che vi do sotto nella descrizione, vi lascio il link del produttore, dateci un'occhiata, così vi vedete le piramidi olfattive, vedrete perché ci sono varie uscite, ci sono anche degli Eau de Parfum che usciranno a breve, cioè dateci un'occhiata, dopo in base ai vostri gusti, nel caso scegliete cosa prendere. È uscito in prevendita il nuovo rasoio di Goodfellas, adesso non ve lo dico perché c'ho il link sotto, che se lo acquistate tramite quello lì, c'ho una piccola commissione, ve lo dico perché l'ho provato nel video. È quello che ho provato nel video quando sono andato in negozio. Non sapevo neanche che facevano la prevendita. Se non ho collegamenti col negozio che mi dicono guarda, fa così, fa quella. Neanche lo sapevo, infatti me lo sono comprato. Quindi, nonostante io abbia il link, me lo sono acquistato direttamente dal negozio. Ragazzi, a 75 euro. Se aggiungete il codice passione 5 avete un altro 5% di sconto. In più, se usate il link, mi date anche un sostegno. Ecco, insomma, una bella cosa, ragazzi. Un rasoio così è fenomenale a quel prezzo lì. Già è un buon prezzo quello finale, ma così secondo me non si può lasciare là. Allora, montaggio veramente secondo me è ancora più facile. Vabbè, io mi sono abituato con quell'altro, quindi vi dico la verità, non è che ho avuto problemi neanche con l'altro, devo dire la verità, però sembrerebbe ancora più facile effettivamente. Ragazzi, ma che gli volete dire un montaggio così? Che gli volete dire? È pannoso il giusto, si lega al viso, non è colloso da dar fastidio, cioè è un vegetale pazzesco, pazzesco e basta. Profumazione micidiale, ragazzi, cioè qua si sente la differenza di una profumazione di alta qualità dai soliti mix che troviamo in giro di oli, e dopo la raffinatezza e tutto, cioè ragazzi miei, qua sentite che cos'è una profumazione fatta bene. Andavamo in cerca in America anche perché effettivamente profumazione di qualità in Italia gran poco. O se no, roba tipo Nuavia, sì, ottima profumazione, però senza after, solo balsamo. Adesso ragazzi, qua abbiamo l'alta profumeria, possiamo dire tranquillamente profumeria di nicchia, di altissimo livello. Ce l'abbiamo sui saponi e sugli after. Mamma mia, oh ragazzi, ogni volta che vi passate l'acqua calda sprigionano questi legni e sembrava molto più dark, molto più scuro quando lo usate così, cioè sembra solo legno scuro, invece dopo queste note un po' vanigliate quasi di cacao, cioè gli danno quella leggera dolcezza che cioè, questo cavolo dovrebbe essere tipo un tabacco e vaniglia di Tom Ford per farvi capire. Cioè, io invece ho provato quello originale e la vaniglia un po' è forte, stomaca, ragazzi. Cioè, a me sinceramente non piace. Aspetta che aggiungo un po' di sapone, lo metto già in caldo perché ne ho preso veramente poco. E lo preparo già con l'acqua sulla ciotolina.
c'è ste vaniglie, dopo sono gusti, ma a me ste vaniglie che sono proprio dolci, che stomacano, a me non piace, ragazzi, cosa vi devo dire? E quindi, cioè sentire una bella profumazione così bella dark, legnosa, che può anche ricordare alla lontana, nel senso il tabacco, no? Perché già quelle note marroni di legni, di foglie, di, cioè c'ha comunque quel ricordo lì. E quelle leggere note vanigliate di cacao, cioè sono così leggere e ben bilanciate, che rendono la profumazione, secondo me, godibilissima. Tra l'altro, mi ha detto che questa saponificazione è anche un pochettino meno delicata per quanto riguarda l'acqua che avete in casa, perché purtroppo se l'acqua è molto pesante potrebbe andare un po' a agire, soprattutto quando un prodotto è saponificato completamente, perché se avete burri e oli non saponificati, quelli prendono qualsiasi acqua. Ma quando il prodotto praticamente è saponificato completamente, un'acqua pesante potrebbe andare un po' a agire sul sapone. Quindi la prova che potete fare, se avete grossi problemi di montaggio, provate a usare l'acqua distillata e vedete se cambia tanto, altrimenti basta che usate un pelo di sapone in più, dosate l'acqua con calma come faccio io e vedrete che non avrete problemi. Ecco, questa nuova, tra virgolette, ridimensione che ha fatto dovrebbe anche togliere un po' di più quel problema lì dell'acqua pesante. Ragazzi miei, un po' sta rasatura già adesso me lo sento in viso che è qualcosa di micidiale. Mamma mia, che roba. E ragazzi, quando si usano prodotti così, chi è che me lo fa fare andare a comprare roba, ma anche americana, cioè veramente, cioè, ogni tanto li uso volentieri, perché ragazzi, ci li ho, me li uso volentieri, però è proprio quando vuoi usare l'americanata, no? Ecco, questo è l'americanata. Allora c'hai profumazioni un po' bomba, a volte esagerate, che se becchi quella sbagliata ti stomaca pure. Super prestazioni da tallovatone, quindi grasso puro in viso. Ma hai delle, come quando vai al fast food, no? Cioè tu non puoi andare a mangiare tutti i giorni il fast food, però ogni tanto ti vai a fare la giretta a McDonald's, non è che ci sta, no? Secondo me è un po' la stessa cosa. Ragazzi, se volete mangiare bene, questo è un ristorante 3 stelle Michelin. Però ogni tanto è anche bello farsi magari il McDonald's, quindi ti prendi l'americanone. Ma allora a sto punto io dico un bel first line shaving, un bel declaration, un bel McDuff, cioè belli ignoranti, profumazioni ignoranti. E guardate che roba, sono partito, ho provato, ma solo per curiosità, a partire molto bagnato, cioè avevo veramente, come avete visto, quasi sembrava che non ci fosse neanche sapone. Voi continuate a montare in viso, guardate, e il sapone si riprende sempre, guardate che roba, e riprende compattezza, cioè proprio si trasforma, vedete, una cosa che sembra quasi diluita. Voi continuate a lavorare, 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 ragazzi, diventa vi fa uno strato incredibile. Non è uno strato logicamente grasso,
olioso, grasso, come... Devo anche aggiungere acqua, pensa a te. Come io ho detto, molti saponi che magari non sono tutti saponificati, dove c'è dentro un po' tanti burri e oli. Cioè, è una compattezza di un sapone di qualità dove i burri sono scomposti nella saponificazione, ma comunque rendono tutto in viso. Che perché tutti i vari stadi durante la saponificazione è proprio l'arte di conservare i componenti che metti dentro, perché se li bruci nella saponificazione tu ci puoi mettere qualsiasi cosa, ma dopo in viso non te li ritrovi. Se invece saponifichi in modo sapiente, riesci a mantenere le composizioni di burri e tutto in viso. Ecco da dove arriva non solo le prestazioni, ma un po' sta rasatura micidiale. Non ho più niente. Basta. Una bomba, ragazzi. È una meraviglia perché sulla mano sentite il sapone bello grasso, protettivo. Dopo ci mettete l'acqua, poi va via perché i grassi sono proprio saponificati alla perfezione, ragazzi. La profumazione è mostruosa, una rasatura direi perfetta e poco. È un sapone, come vi ho detto, che va capito, nel senso va un po' capito il montaggio. Le prime volte magari mettete un po' di sapone in più, capitelo un attimino come lavora, ma dopo, ragazzi miei, oh, se volete una Lamborghini, non potete pretendere di salire su e fare il record della pista così. Dovete imparare a mettere le marce, alla sensibilità del volante, ma una volta che l'avete capito, le prestazioni sono quelle. E vai di splash alcolico. C'è anche lo spruzzino, ma io mi voglio godere. Splash. Meraviglia, ragazzi. Anche l'aftershave è stato rimodulato, un po' riformulato, tra virgolette, quindi per renderlo ancora più lenitivo di prima, che già prima era una roba incredibile. Comunque si assorbe sempre alla velocità della luce. Una profumazione, ragazzi, invernale da panico. Cioè, questa è veramente una profumazione invernale elegantissima. Cioè, veramente tipo le migliori colonie inglese, però con quel pizzico di modernità, dei profumi di nicchia moderni. Quindi è un connubio veramente micidiale. Oh, mamma mia. Oh, nonostante la barba corta, guardate che roba. Guardate che BBS. 316
su barba corta perché avevo veramente una ricrescita minima e arrivavo da un BBS comunque di livello, una rasatura fantastica. Profumazione veramente, veramente micidiale, ragazzi. Buona, 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 buona. Bravo Andrea Bianchi, hai fatto un altro capolavoro incredibile. Se ti viene voglia di continuare a toccarti il viso, mamma mia, che post rasatura. No, ragazzi, li provate dopo, vedete voi. Una volta vi frego, cioè nel senso, a parte che non me ne va e non me ne viene, perché se voi comprate io non ho guadagno sul sito di Andrea, ok? Quindi, se lo provate, vedete voi. Ma per me, ragazzi, qua siamo a livelli incredibili. E le due nuove profumazioni che hanno fatto vi porterò anche a Ribera. L'asticella si è alzata ancora e di un bel po', ragazzi miei. Fantastico. Bene, ragazzi, una rasatura perfetta e fantastica. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se vi va, date il vostro sostegno. Sotto nella descrizione ci sono i vari modi in cui potete farlo se vi fa piacere. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye.